1 dicembre 2019, un gruppo di orche viene avvistato in Liguria, esattamente qui. La famiglia è composta da un maschio adulto, una femmina, due giovani e un cucciolo probabilmente appena nato. Vedere un'orca in questo mare è davvero un evento raro, ma non impossibile. Fotografie e segnalazioni del passato ci parlano di altri incontri. Un'intera famiglia però non si era mai vista in queste acque. Cosa ci fanno qui? Ma soprattutto, da dove arrivano? Per capirlo, è utile seguire una procedura tutto sommato semplice, ma efficace. Prendere una macchina fotografica con teleobiettivo, uscire in mare, scattare una foto alla pinna dorsale dell'orca, tornare a terra e scaricare la foto sul computer e poi inviarla a tutti i gruppi che si occupano di orche in Europa e nel mondo. Per esempio, qui. Certo, occorre un pizzico di fortuna, ma questo è il metodo migliore per scoprire da dove arrivi un'orca o qualsiasi altro mammifero marino. Si chiama fotoidentificazione ed è una tecnica di riconoscimento utilizzata dagli scienziati di tutto il mondo. Ogni essere umano ha il suo profilo, le sue impronte digitali. Anche gli animali hanno il proprio segno distintivo. Questa pinna, per esempio, è ricca di particolari interessanti. Ma torniamo in Islanda. La foto dell'orca scattata a Genova viene confrontata con l'archivio di immagini riprese qui. E sorpresa! La stessa pinna nuotava in Islanda nel 2017. Con qualche fotografia e un po' di efficace dialogo internazionale, abbiamo appena scoperto il viaggio più lungo mai effettuato da questa specie animale, almeno a memoria d'uomo. È una rivelazione che significa molto, e non solo per la comunità scientifica. Qualunque sia il motivo, la ricerca di cibo, di un luogo più confortevole dove vivere o più semplicemente la curiosità, il viaggio di queste orche ci racconta qualcosa di noi, delle nostre vite e della nostra naturale inclinazione verso l'esplorazione e la scoperta.